Molto buongiorno, quest'oggi andiamo a modificare un BMS perché me ne è arrivato uno da 15 A, invece me ne servono almeno 45. Quindi andiamo a vedere subito come fare questa modifica. Per prima cosa togliamo le viti e apriamo questo BMS. Una volta tolto il push, notiamo che questo BMS è davvero molto semplice. Sono presenti alcuni MOSFET. Fermiamo intanto questa schedina sulla terza mano e vediamo un attimino come lavorarci. In maniera molto grezza e dozzinale prendo un altro BMS e vado fisicamente a tagliare la parte dei MOSFET. Basterà infatti mettermi in parallelo con gli altri per ottenere maggiore capacità di uscita di corrente dalla batteria. Eccoci qua, questi sono i MOSFET che mi serviranno, su cui potremo lavorare. Continuo a definire questa schedina e guardiamo un attimino dove la posso posizionare. Prendo ora tre fili. Prima ancora di montare questa schedina è doveroso infatti testare se funziona. Vado dunque a saldare tre fili su tutti e tre i piedini dei MOSFET. Una volta saldati, prendo ora il mio tester per componenti per testare questi MOSFET. Avendoli presi infatti da un BMS rotto, non so se sono funzionanti. Il tester rileva NMOS, perfetto, sono buoni. Adesso li andiamo dunque a montare. Guardiamo un attimino come poterli posizionare. Per prima cosa gratto un pochettino la schedina per vedere di attaccarci una saldatura migliore. E adesso per finire dovremo prendere il segnale di ingresso dei MOSFET e metterlo in parallelo con quelli che abbiamo appena aggiunto. Ne metto uno piccino da cui far passare il segnale e uno più grande da cui far passare tutta la corrente. Andiamo adesso a posizionarlo sulla nostra batteria. E il gioco è fatto, in un prossimo video vedremo come collegare un BMS a una batteria.